Buongiorno cari fratelli e sorelle, ci rivediamo per questo breve momento di incontro con la parola del Vangelo. Siamo martedì 13 dicembre, oggi è la festa di Santa Lucia, un augurio particolare a tutte le persone che si chiamano con questo nome. Chiediamo l'aiuto dello Spirito per metterci in sintonia con la parola del Signore. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Leggiamo il brano di quest'oggi che è in continuità con quello che abbiamo ascoltato ieri. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Rispose: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni Battista, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Il brano di oggi, come dicevo, segue immediatamente quello che abbiamo ascoltato ieri. Nel brano di ieri abbiamo sentito come i capi religiosi ebrei avevano interrogato Gesù sulla sua autorità. Chi ti ha dato l'autorità di fare queste cose? Gesù non aveva risposto a motivo dell'ambiguità della loro posizione, del loro atteggiamento interiore. Ora racconta questa parabola dei due figli mandati tutti e due a lavorare sulla vigna. Uno dice no e poi ci va, l'altro invece dice sì e poi non ci va. Ebbene, il secondo figlio sembra in perfetta sintonia con il padre, in realtà si allontana e ignora la sua volontà. Sì, signore, ma non andò. Gli manca la condizione essenziale, il pentimento, la capacità di lasciarsi convertire dalla parola di Dio, di lasciarsi cambiare. Il primo figlio, invece, apertamente ribelle, non ne ho voglia, è capace di pentimento e di conversione. Ma poi, pentitosi, ci andò. Gesù applica la parabola ai suoi ascoltatori, quei sacerdoti e anziani che gli chiedevano: con che autorità fai questo? La applica loro e dice: pubblicani e prostitute, pur con una vita dissoluta, sono stati capaci di pentirsi e di trovare salvezza. Voi no. Siete troppo sicuri di voi stessi e perciò diventate incapaci di cogliere i segni che il Signore vi manda. È venuto Giovanni Battista sulla via della giustizia, un segno credibile, ma non l'avete ascoltato, non ci avete creduto. Avete visto queste cose. Se non le aveste viste, sareste meno. Le avete viste, ma poi non vi siete pentiti così da credergli.
Può capitare anche a noi di sentirci troppo sicuri. È un rischio che tutti facilmente corriamo. Di dare per scontata la nostra sintonia con Dio, con il rischio di non cogliere gli inviti a fare dei passi di rinnovamento e di conversione interiore. L'Avvento, invitandoci all'attesa vigilante di un incontro, ci stimola ad un atteggiamento più umile e più capace di vera conversione e perciò di vera accoglienza. Preghiamo con la liturgia. O Padre, che per mezzo del tuo unico Figlio hai fatto di noi una nuova creatura, guarda all'opera del tuo amore misericordioso e con la venuta del Redentore salvaci dalle conseguenze del peccato, in particolare di quel peccato che è l'eccessiva sicurezza e la presunzione interiore. Invochiamo la benedizione del Signore che ci accompagni in questa giornata. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti voi e arrivederci domani.